Ciao, oggi voglio farvi vedere come fare una copertina. Io l'ho fatta a formato ridotto perché per il momento non mi serve, però mi andava di fare una, quindi ho fatto un campioncino e niente, adesso ne facciamo una insieme e vi faccio vedere come si fa. Semplicissima anche questa da realizzare e niente, andiamo al tutorial. Per realizzare la nostra copertina andiamo a lavorare, mettiamo su un po' di catenelle. Allora, questo punto che io ho fatto praticamente, io lo chiamo punto incrociato perché comunque se è un punto incrociato, va lavorato su un numero di punti pari. Quindi andiamo a fare 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quindi 30 catenelle. Allora andiamo a lavorare. Fermiamo le nostre 30 catenelle e facciamo ancora 3 catenelle. Andiamo al 29esimo praticamente e facciamo una maglia alta. Torniamo indietro alla nostra 30esima catenella e non lavoriamo però la maglia, facciamo la maglia alta ma senza lavorarla in questa maniera e passiamo dentro nello stesso punto 3 volte. Chiudiamo i punti tutti insieme, facciamo una catenella. Saltiamo, non lavoriamo questo punto, facciamo 1, 2, al terzo andiamo a lavorare una maglia alta, torniamo indietro e senza lavorare la maglia alta ne facciamo 3, 2 e 3 e tiriamo il lavoro e chiudiamo tutto insieme e facciamo una catenella. 1, 2, 3 alla quarta maglia, facciamo ancora una maglia alta e come se dovessimo lavorare una maglia alta, invece passiamo l'uncinetto dentro 3 volte e chiudiamo con una catenella. Dobbiamo fare così, non è difficile, quindi facciamo prima una maglia alta, torniamo indietro al punto precedente e facciamo una, due, tre volte e chiudiamo e facciamo una catenella. Facciamo una maglia alta, torniamo indietro, una, due. Fermiamo con una catenella. Rifacciamo il nostro lavoro. Una, due e tre. Come potete vedere, il lavoro si inizia a formare. Una catenella. Una maglia alta, torniamo indietro, nello stesso punto facciamo 1, 2 e 3 e una catenella. 3. Le misure per fare una copertina piccola, quindi da carrozzina, sono 90 cm di larghezza e 110 di lunghezza, quindi questo è standard. Poi vedete un po' voi se volete farla più piccola, direi di no, però magari un pochino più grande. Ma in teoria lo standard è questo. Se poi la volete fare da culla, non saprei dirvi le misure, però quindi
cercatele magari anche su internet eventualmente. Allora, abbiamo quasi terminato il nostro giro. Allora, è sempre in questa maniera. L'ultimo punto, facciamo una maglia alta normale. Giriamo il lavoro con 3 catenelle e andiamo a fare una maglia alta qua, così. Torniamo indietro, però non prendiamo il punto nella maglia qua, ma spostiamo il filo che abbiamo fatto tipo la nocciolina e lavoriamo qua dentro le nostre 3 finte maglie alte. Facciamo una catenella, ritorniamo sul nostro lavoro, facciamo di nuovo, spostiamo qui, in questo buco qui. Andiamo a fare una, due e tre. Tiriamo il lavoro tutto insieme e facciamo una catenella. Quindi andiamo a lavorare la prima maglia alta nella sottostante, poi spostiamo il lavoro qua così. E facciamo una, due e tre. E di nuovo una catenella. Il lavoro praticamente ripeti, questo è tutto ripetitivo. A parte adesso l'inizio che era da fare su ogni catenella di base, questo invece si va a lavorare praticamente tutto sulla maglia alta che abbiamo fatto sottostante praticamente, perché noi lavoriamo la prima maglia alta sulla maglia sottostante, poi però spostiamo il lavoro e andiamo a lavorare intorno praticamente sempre alla nostra maglia alta e andiamo a lavorare appunto facendo 1, 2 e 3 e chiudiamo. Facciamo così per un po' di giri. Ci rivediamo e vi faccio vedere come poi lo rifiniamo. Mi fermo qui, quindi io per fare questo lavoro ho usato una lana acrilica e un uncinetto del 3,5. Quindi adesso andiamo a fermare cioè tagliamo il filo. Cambiamo lana, siccome questa lana è un po' più sottile, vado a usare un uncinetto adesso del 3. E quindi cominciamo dall'inizio. E facciamo tutto un giro di maglia bassa. Su ogni punto sottostante fate una maglia bassa. Ecco, adesso quando arriviamo, dobbiamo fare praticamente tutto il bordo, tutti e quattro i bordi. Quando arriviamo qui all'angolo facciamo 2 maglie basse nello stesso punto, ci giriamo e proseguiamo sul laterale. Già che ci siamo, tiriamo dentro anche il nostro filo dove
dove abbiamo tagliato prima. Su tutti e quattro gli angoli praticamente facciamo due maglie basse nello stesso punto. Continuiamo così per tutto il giro, ci rivediamo alla fine del giro. Arrivati alla nostra, alla nostra fine del giro, ci agganciamo alla prima maglia bassa e chiudiamo il lavoro. Adesso andiamo a lavorare, sempre nello stesso punto, facciamo 3 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, ritorniamo nello stesso punto e facciamo di nuovo 2 maglie alte. Saltiamo 2 catenelle, 2 punti di base, quindi 1, 2, al terzo andiamo a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Saltiamo 2 punti, al terzo andiamo sempre a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 2 maglie le saltiamo, al terzo andiamo sempre a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Dobbiamo fare così per tutto il giro, praticamente giriamo intorno al nostro lavoro finché non arriviamo qua, chiudiamo il giro e ricominciamo un'altra volta, come ho fatto qua praticamente. Allora, ok, io qui ho fatto solo un giro, giustamente perché comunque questo era un campione. Nella copertina originale invece almeno ne dovete fare tipo o 3 o 5, dipende poi appunto dalla larghezza che preferite. E di solito io faccio sempre 5 giri per rifinirla e questo è un punto ventaglio comunque. E basta, io direi che il lavoro ci fermiamo qui perché comunque è semplice da realizzare, quindi non ho altro da farvi vedere. Ci vediamo alla prossima.